tra i misteri del bosco, la terra custodisce un tesoro. Giuliano e il suo cane Lola ne conoscono il segreto. Il suo profumo è emozione e magia. Quando pensi a un tartufo, Giuliano Tartufi. Uniassi Team, filiale di Capocavallo. Professionalità e serietà costruite negli anni. Piero Pisello e Matteo Mallini sono a tua disposizione per ogni esigenza. Da noi trovi il giusto mix fra gioventù ed esperienza nel mondo assicurativo. Analisi del rischio per private aziende, consulenza a 360 gradi. Uniassi Team, filiale di Capocavallo. Sorriso e cordialità a portata di polizza. Al Canottieri di San Feliciano va in scena la sfida valevole per la quarta giornata del girone A del campionato di promozione, che vede di fronte la Marra di Simone Fuscagni, ancora caccia della prima vittoria stagionale, e la Pietralunghese di Tommaso Guazzolini, imbattuta fino ad ora con la nomea di essere una delle forti candidate alla vettura finale. A dirigere l'incontro è il signor Mancini della sezione di Foligno, coadiuvato dagli assistenti Suriani e Mazzantini. Prima del fischio d'inizio viene osservato un minuto di silenzio per commemorare la tragica prematura scomparsa di Mia Martinelli, bambina di Pietralunga che ci ha lasciato soli 7 anni, motivo per il quale l'11 ospite porta al braccio la classica fascia nera in segno di lutto. Parte bene la formazione di casa che crea il primo pericolo al quinto. Sponda di Menichini per Ardone che calcia da fuori aria, conclusione sballata e palla alta. Fuscagni dispone i suoi con un 4-4-2, Cocchini tra i pali, linea difensiva con Bagianti, Miccio, Ragni, Santini, Piccioli e Battistelli in cabina di regia con Riani e Torriziani sulle corsie esterne e coppia davanti formata da Menichini e Ardone. All'11esimo si sblocca la partita, angolo della sinistra di Alomar che viene respinto alla difesa di casa, Bantango tocca all'indietro e Casciari fa partire un piattone chirurgico che si infila all'angolino. Guazzolini segna solo con un 4-2-3-1, ci rivede tra i pali, Aquilini, Guerri, Eramo e Biela formano il reparto arretrato, Bantango e Galli in mediana, alle spalle di Francioni agiscono De Sousa, Alomar e Casciari. Al 18esimo arriva la reazione dei padroni di casa, Miccio vince un contrasto sulla sinistra e cambia gioco per Menichini, che conta i rimbalzi e lascia partire un siluro direttamente a casa sua, sorprendendo fuori le pali Ceribe e candidandosi, anche se siamo solamente ad ottobre, a vincere il premio di uno dei gol più belli di tutto il campionato. Neanche il tempo di realizzare il pareggio che gli ospiti tornano clamorosamente avanti al 20esimo. Lancio dalla metà campo apparentemente innocuo di Aquilini, Miccio interviene di testa e sorprende Cocchini fuori dai pali, realizzando così un clamoroso autogol. L'inatteso secondo vantaggio galvanizza gli ospiti che iniziano a premere sull'acceleratore. Bello il cross di Casciari, larga però la gira tra i frangioni, di testa. Al 29esimo ancora Pietralunghese, tiro da fuori area di Alomar che viene respinto, la sfera arriva tra i piedi di Bantango che fa partire un bellissimo destro giro. Palla di poco fuori con Cocchini immobile. Proteste dei padroni di casa al 35esimo, Alomar entra in modo scomposto in evidente ritardo su Piccioli, rischiando molto più del semplice giallo che gli viene dato da Mancini, che di fatto lo grazia. La grande mole di giochi del rossoblù produce i suoi effetti al 36esimo, difesa della palla da attaccante navigato di Francioni, che si gira e col sinistro lascia partire una grande conclusione che si infila in rete. Nell'ultima azione del primo tempo, al 50esimo, episodio che può cambiare la partita, inserimento dalle retrovie di Santini che anticipa Ceribe viene atterrato dall'estremo difensore. Per Mancini non ci sono dubbi, rigore e giallo. Dagli 11 metri però Menichini viene letteralmente ipnotizzato dallo stesso Ceribe che cancella così la possibile doppietta dell'attaccante di casa. Con le riprese e il montaggio di Massimo Vignaroli passiamo alla ripresa. Pronti via, la Marra riapre definitivamente i discorsi al quarto. Bellissimo passaggio filtrante di Turriziani per Ardone che scappa sul fuori fuorigioco e batte col destro Ceribe. Al sesto, grande occasione per il pareggio della Custri, rimessa laterale e palla che arriva a Riani che cerca la deviazione sporca e mischia, ma trova l'opposizione e il portiere molto attento in questa circostanza. Sembra il preludio al pari, ma invece la squadra di Fuscagni è disattenta dietro e di fatto subisce un'infilata letale. Il subentrato di M viene messo alle Sousa tu per tu con Cocchini e il numero 18 di Rosso 1 sbaglia, firmando così il 4-2 al nono. Un minuto più tardi gli ospiti prendono il largo, De Sousa si mette in proprio, se c'entra lascia partire un destro secco che si infila all'angolino ed è così manita. Nonostante il passivo pesantissimo prova la reazione della squadra di casa, Ardone in ottima posizione calcia debolmente fra le braccia di Ceribe. A questo punto la Pietralunghese non si ferma davvero più e al 23esimo realizza il tennistico 6-2. Scambio fra Quadroni e De Sousa, il primo calcia forte. De Cocchini respinge, sulla respinta Biela mette in rete il tapin vincente. A mettere il punto esclamativo su una giornata sicuramente da ricordare per l'11 di Guazzolini è l'altro terzino, Aquilini, che chiude un altro triangolo col subentrato ed estremamente ispirato Quadroni e con un elegante tocco sotto suggella così un decisamente rumoroso e che sarà difficile scordare 7-2. Tommaso Guazzolini, partita diciamo buona, no? 7 gol, 7 marcatori diversi addirittura, e è difficile trovare il pelo nell'uovo, qualcosa da rimproverare ai suoi ragazzi dopo una prestazione del genere? No, c'è da trovare più di qualche pelo, nel senso che sì, il risultato credo che è rotondo, però c'è da lavorare, dobbiamo migliorare, abbiamo sbagliato tanta roba facile.
quindi non tutte le domeniche riusciamo a fare 7 gol, quindi abbiamo riaperto la partita 2 volte quando l'avevamo in pugno. Poi è chiaro, il risultato è rotondo, che devo dire, bravi, bravissimi, però c'è da lavorare e migliorare diversa roba. Grazie mille.